che non si possa fare e vi scordate il problema dei soldi. Ma no, ma perché? Ma vi ho detto come si può fare, no? Eh sì, ho capito, la brutta proprietà. Eh sì, ma anche se vedi prima che arrivino i soldi. Beh, possiamo pagare dopo, i costumi già ci sono. No, i costumi che abbiamo noleggiato e con cui stiamo provando sono da restituire. Ma come? Per una volta che c'è una cosina che casca male sul dietro. E questo è vero però, eh? Ma che dici? Ci sono amori che hanno sfidato i secoli. Ah sì?
E quali? Gli immortali amanti di Verona, Romeo e Giulietta. Ah. Sicura? Loro hanno avuto la fortuna di non capire un cavolo l'uno dell'altra e di morire così, senza le noie e le tristezze della convivenza. Romeo! Hai portato giù l'immondizia? Giulietta, ti goduto di non scassare le palle e di aspettare che finisca la partita del chievo! Amor, ti guardi d'osposa! Se mi bucerava il veleno, a quest'ora che ero un re in paradiso! Ah, Dante e Beatrice! Oh, quelli poi! Si sono visti nel 1300, da vivi, per un attimo, e non hanno combinato niente. Poi si rivedono in paradiso, rivivola e morta, e non combinano niente. E per tutta l'eternità, tutti e due morti continueranno a non combinare niente, no? E perché Superman e Leslie? Lui viene da tutto. E con i superpoteri fa di tutto. E lei giustamente si aspetta che anche a letto sia un super. E invece niente, al massimo un bacetto. Sì, però voi ragazzi ipotizzate tutto come sempre. Perché? Credete che a cosa lì? A Jane? Faccia piacere che ogni volta che qualcuno dice Tarzan, l'altro risponda Cita. E invece è stata lei, Jane, che gli ha insegnato a leggere, a scrivere, a dare baci. Certo, ragazzi, che farsi fregare da una scimmia è veramente da sfigate. Va bene, quindi secondo voi l'amore puro e disinteressato non esiste? Mi abbando nella facoltà di Princeton. Leggera e felice di essere al mondo, quando mi si è trovato un ragazzo molto carino,
Sì, che con un'aria sicura di sé mi fanno 60, mi piacerebbe fare l'attrice. E io, no, senta lei, ma cosa vuole? Ma come si permette? Ma chi la conosce? No, non volevo importunarla, no, è che stiamo cercando la protagonista di un film che si intitolerà Portami tante rose. Ecco, noi cerchiamo una ragazza romana, semplice, carina, con la gioia di vivere nel cuore, così come mi ha apparsa lei questa mattina. Io le propongo di fare un provino, potrebbe essere una grande occasione per lei, no? Non se la lasci sfuggire, ci pensi. Ma perché non ho fatto il provino? Guarda, per tutta la vita ho sognato di fare l'attrice e ho detto di no. Ma perché? Perché? Per timidezza, per diffidenza, per paura. Ma comunque, ragazzi, un'occasione perduta, ahimè. So che fermarmi è fatto. So che tu parti domani. Non darti pena per me, ma tutto lo so. Vorrei No, ci mettiamo, buono, come il tempo di guerra, dai. No, ma insomma, non era...